il teatro romano di Aquileia per anni è rimasto sconosciuto e indisturbato sotto al terreno, non lontano dal foro della città antica. Oggi le sue strutture sono state individuate e in parte fatte riemergere dal sottosuolo grazie alle attività di ricerca sul campo del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Certo non si è più in grado di apprezzarne la monumentalità, ma è possibile raccontare la sua affascinante storia attraverso la voce degli archeologi. I teatri romani erano degli edifici a pianta semicircolare, situati talvolta in periferia, talvolta in centro della città. In essi vi si svolgevano spettacoli teatrali, come tragedie, commedie e mimi. Erano inoltre luoghi di aggregazione civica e politica. Erano costituiti da un settore a gradoni chiamato cavea, dove vi si sedeva il pubblico, dall'orchestra, che ospitava il coro, e i sedili per le personalità più eminenti della città. Infine, dal fronte scena, sul cui palco si esibivano attori e mimi. Per molti secoli, il teatro di Aquileia è stato dimenticato. Le lunghe spoliazioni avvenute nel tempo e la sedimentazione di diversi metri cubi di terreno lo hanno reso invisibile ai nostri occhi. La memoria incisa sulla pietra di attori e spettatori può essere utile alla sua individuazione. Per lungo tempo, infatti, un'iscrizione funeraria dedicata alla memoria di una mima, Bassilla, è stata l'unico indizio sicuro relativo alla presenza di un teatro nella città altoadriatica. Sappiamo anche che gli spettatori più facoltosi potevano disporre di un posto a sedere per assistere ai ludi scenici. A raccontarcelo sono proprio dei sedili iscritti in pietra, probabilmente attribuibili al teatro di Aquileia, che recavano il numero del posto e il nome del suo assegnatario. Testimonianze fondamentali sono anche alcuni documenti aquileiesi di epoca medievale. Questi documenti riportano i toponimi De Zadre o De Zadris, corruzioni del termine latino teatrum, utili ad individuare la collocazione del teatro sul territorio. Il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova opera dal 2015 nell'area del Teatro Romano di Aquileia, in accordo con la soprintendenza del Friuli Venezia Giulia e grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Aquileia. Le indagini hanno permesso di dimostrare che il teatro si colloca non lontano dal foro cittadino, appena al di fuori dalla cinta muraria più antica della colonia e al centro di quello che sarà il grande quartiere degli spettacoli della città altoadriatica. La sinergia tra tutte queste istituzioni, pubbliche e private, ha incontrato la voglia dei cittadini di riappropriarsi di un pezzo della storia del loro teatro romano. Questa storia, raccontata attraverso la voce degli archeologi, non solo è realistica e plausibile per chi la studia, ma è anche al tempo stesso affascinante per il largo pubblico. Ma come si arriva a questi risultati? Cosa si cela dietro alla complessa accuratezza dei dati acquisiti durante lo scavo? Vita di comunità tra archeologi, levatacce mattutine, attività di cantiere e di post-scavo rendono le molte giornate faticose, spesso trascorse sotto il sole estivo o al freddo gelido dell'inverno, magari tra fango e acqua di falda che risale. Ci troviamo nella porzione settentrionale della cave del Teatro di Aquileia. In questo settore dello scavo è stato possibile riportare alla luce i muri radiali che insieme ad un sistema di strutture voltate sostenevano le gradinate, senza che fosse necessario l'utilizzo di un pendio naturale.
Aquileia, in età post-antica, ha conosciuto una lunga storia di spoliazione degli edifici romani. Anche in questo settore dello scavo è stato possibile riportare alla luce quel che resta delle strutture del teatro, svuotando le lunghe fosse di spoglio. Sulla superficie di uno di questi muri radiali sono presenti tracce puntiformi ravvicinate. Sono le impronte di calzature borchiate lasciate sulla malta di allettamento dei laterizi durante le fasi di cantiere per la costruzione di questi muri. Ci troviamo nell'area dell'orchestra, che era lo spazio del teatro che separava la cavea con le gradinate per gli spettatori dal palcoscenico. È anche il punto più basso del teatro ed è uno dei motivi che ci spinge a usare le pompe idrovore. Questo perché dall'età antica ad oggi il livello dell'acqua di falda si è notevolmente alzato e questo appunto ci obbliga a indagare l'edificio al di sotto della linea di acqua attuale. Alle mie spalle potete vedere il palcoscenico per l'appunto e dove stanno lavorando i miei colleghi invece il fronte scena del teatro. Vedete anche questi grandi elementi architettonici che sono stati accumulati sul piano del palcoscenico una volta che questo fu abbandonato. Probabilmente dovevano essere calcinati, ma in realtà poi non furono mai recuperati ed ecco che li abbiamo trovati esattamente qui. Ok, fatto! Durante lo scavo, un'operazione di particolare importanza è il rilievo. Il rilievo, grazie all'utilizzo di una strumentazione apposita, consente di conoscere il monumento, registrandone la posizione in base alle coordinate spaziali e di ricostruirne la struttura e le dimensioni. Tutto ciò che viene messo in luce durante lo scavo, ossia strati di terreno oppure strutture murarie, viene registrato tramite stazione totale. Lo scopo è quello di creare delle planimetrie che possono dare informazioni sia sullo sviluppo dell'edificio oppure sulle fasi di vita relative sempre all'edificio stesso. Inoltre, questi dati possono essere utilizzati come basi di dati per creare delle ricostruzioni 3D. Gli archeologi non solo possono vedere con i propri occhi ciò che emerge dallo scavo, ma possono osservarlo anche da un'altra visuale. Infatti, è dall'alto che si gode della miglior prospettiva. Ecco che allora, quelli che sembrano solo resti di muri di difficile interpretazione, diventano un unico complesso, di cui si possono apprezzare le dimensioni e la monumentalità. Mille domande affollano la mente quando si osservano gli archeologi al lavoro. Ad esempio, sorge spontaneo chiedersi: ma che succede quando le campagne di scavo finiscono? Ciò che gli archeologi acquisiscono è una gran mole di dati, ottenuti dalla rimozione strato per strato del terreno, ma anche dall'elaborazione dei rilievi effettuati sia a terra che da drone, oltre che dallo studio dei reperti. Ogni singola informazione ottenuta va ad inserirsi in un mosaico di dati, andando a comporre, tessera dopo tessera, un racconto scientifico ed entusiasmante. Chiediamo allora al direttore di scavo che cosa è emerso dalle indagini finora effettuate. Dopo quattro campagne di scavo abbiamo oggi una buona conoscenza delle dimensioni del teatro, era ampio circa 95 metri, e della sua planimetria, in particolare per quanto riguarda il settore della cavea. Le gradinate della cavea erano sorrette da una successione di archi e di volte tra loro affiancate e sovrapposte su più ordini, che si sviluppavano a partire da un ventaglio di muri radiali. Soltanto la parte inferiore della cavea poggiava invece su una struttura piena.
Altri dati molto significativi riguardano la presenza di una vasta area scoperta all'esterno della cavea, utile soprattutto a gestire il flusso degli spettatori o per attività commerciali. Inoltre è stato possibile documentare una lunga fase di frequentazione del teatro una volta terminata la sua funzione primaria di edificio per spettacoli. In particolare, negli ambienti voltati, compresi tra i muri radiali e nell'area immediatamente antistante, molte sono le tracce riconducibili ad attività di lavorazione del ferro e all'accumulo sistematico di frammenti di lastre marmoree bianche e colorate. Il raggiungimento di risultati così attendibili è il frutto anche dello studio dei reperti che si svolge nei laboratori di archeologia, dopo la fase di scavo. Qui, archeologi ed esperti di materiali antichi si dedicano allo studio di quanto rinvenuto durante l'indagine archeologica. Lo studio dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo è di particolare importanza per quanto riguarda sia la possibilità di ricostruire il quadro economico, commerciale e produttivo dell'antica città di Aquileia, sia per quanto riguarda invece la possibilità di datare con precisione le strutture del suo teatro. Da questo punto di vista, i materiali rinvenuti sono ancora in corso di studio, ma una volta terminata la loro analisi sarà possibile avere un inquadramento cronologico preciso delle fasi di costruzione, di vita e di abbandono del teatro. Sicuramente significativo è anche lo studio dei frammenti lapidei. Si tratta sia di lastre marmoree che di elementi architettonici, quali fusti di colonna, frammenti di capitello, di cornice, sia in marmo che in pietra, che abbellivano l'edificio teatrale. Inoltre, in casi fortunati, si possono anche ritrovare frammenti di statua, generalmente che rappresentavano e celebravano l'imperatore e la sua famiglia. Il lavoro dell'archeologo non termina con la conclusione delle campagne di scavo, né con le pubblicazioni rivolte agli altri studiosi. Egli dovrà anche impegnarsi nella comunicazione verso il pubblico, allo scopo di divulgare quanto scoperto e, quando possibile, valorizzare e condividere il bene culturale. Il patrimonio archeologico permette di ricostruire il nostro passato e contribuisce a recuperare la nostra identità. Come disse il giornalista Ludovico Magrini, il cemento ideale di una comunità è formato dalla coscienza della propria cultura e dalla capacità che abbiamo di conservarla e di accrescerla. Lo scavo del Teatro Romano di Aquileia ha dimostrato attraverso una serie di iniziative organizzate tra il Dipartimento dei Beni Culturali e le istituzioni di aver fatto propria questa affermazione. Rendere visitabile il cantiere durante un open day, raccontare metodi e risultati del lavoro, sfruttando anche le potenzialità dei social network, è sicuramente un buon modo per coinvolgere turisti e cittadini aquileiesi. L'utilizzo di nuove tecnologie, come il rilievo 3D terrestre o da drone, potrà essere impiegato non solo ad integrazione dei dati topografici e geometrici già acquisiti, ma anche come base di dati per la realizzazione di ricostruzioni 3D, contenuti multimediali ed immersivi, utili alla divulgazione e alla didattica. In questo modo, tramite visori per la realtà virtuale, il visitatore moderno potrà immergersi all'interno del Teatro Romano di Aquileia. Oggi della monumentalità che caratterizzava il grande teatro romano di Aquileia non resta molto. Il tempo e l'azione dell'uomo hanno intaccato le antiche vestigia, ma queste possono riemergere dal passato e raccontare la loro storia grazie alla voce degli archeologi.
la collaborazione tra le istituzioni accademiche e quelle territoriali permette alla cittadinanza di essere coinvolta nella scoperta vera e propria dei resti archeologici, sin dalla fase di cantiere. E poi, grazie alle moderne tecnologie, sarà sempre più possibile immergersi nel passato, permettendoci mediante tour virtuali di passeggiare tra antichi luoghi e monumenti storici della propria città.